stata una segnalazione da parte di funzionari della provincia che a seguito di un inventario sono divenuti a stabilire che ci fosse un ammanco di alcune opere, di alcune cose, tra cui questo quadro, insomma, di rilevante valore artistico ed economico. E a seguito della segnalazione da parte dei funzionari della provincia, i colleghi del nucleo, quindi del TPC di Napoli, si sono messi alla ricerca di questo quadro, hanno inserito il quadro e le immagini del quadro in banca dati, dopodiché circa un anno e mezzo dopo c'è stato una segnalazione, confronto con un'opera d'arte, mostrata da un collezionista bolognese. A quel punto, in pratica, l'opera d'arte aveva un autore diverso e un titolo diverso. A quel punto è stata confrontata con l'opera d'arte, il quadro messo, in pratica, segnalato come opera di furto da parte della provincia, e a quel punto là, in pratica, gli storici dell'arte hanno definito e stabilito che il quadro era lo stesso, quello trafugato. A quel punto là, in pratica, l'autorità giudiziaria ci ha consentito di sequestrarlo e poi l'abbiamo restituito alla città di Napoli. L'entità e il valore di questo quadro? Beh, già è stato detto all'epoca, il collezionista che l'ha acquistato ha pagato 135 milioni, per cui rapportato al costo il costo dell'epoca in euro è una buona somma. Voglio solo aggiungere una cosa qui che ha detto il capitano Gesualdo, che l'opera era stata esposta a una mostra a Rovigo con l'autore De Gregori, che è ancora indicato nel dipinto, perché è un autore, diciamo, più famoso del Dattoli, però è del nord Italia, per cui ecco perché il collezionista l'ha acquistato, perché era delle sue origini. Poi, giustamente, essendo stato esposto, è andato sotto l'ingrandimento del nostro comando, qui automaticamente, con la comparazione, noi abbiamo acquisito denuncia della provincia, informativa alla magistratura, e abbiamo ricevuto il decreto di sequestro, l'abbiamo sequestrato. Grazie. Prego.